Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Sono Kyo e oggi voglio parlare del secondo gioco che mi interessava tra quelli mensili del PlayStation Plus usciti a maggio. Infatti dal 7 maggio si può scaricare Ghost Runner 2 per PlayStation 5 gratuitamente e quindi andiamo a provarlo. Nonostante il primo non è che non mi sia piaciuto, anzi è molto intrigante, ma per me che non sono abituato a giocare in soggettiva, è stato davvero molto ma molto pesante. Infatti poi l'avevo abbandonato in quanto fatico davvero davvero tanto a giocarlo, perché è molto veloce, molto impegnativo e come era successo all'epoca per Mirror's Edge, è difficile da giocare per chi non è abituato alla soggettiva e come me purtroppo incomincia ad avere un po' la diciamo la i riflessi lenti, ammettiamolo. Lo vedo anche in Stellar Blade che fatico davvero ogni tanto a stare dietro all'azione e sbaglio per colpa mia, così come anche in molti Souls. We've been given many names. Ghost runners, human-like killing machines, guardians, monsters. E il fatto che ci sia anche il I'm riepilogo extinct del primo supreme. è Last of strano, vuol all, dire che è un I choose sequel most. con una Gods, trama? Perché non mi aspettavo avesse una names. trama così collegata. Anche in realtà Mirror's I've got the Edge strength Catalyst, il that secondo, will è meglio averlo giocato dopo overcome aver finito il primo per that comprendere undying diverse thirst to cose. defy those who enslave us. That resentment. I Boh, vediamo. replace Perché l'idea di essere un cyborg ninja che corre you velocissimo, kept us salta, cammina alive. sui muri e affetta tutti con la katana, sulla carta mi sballa un casino, ma come mi era già successo provando il primo, trovate anche qua sul canale il video. Poi, pè dalla mano, è molto ma molto difficile per me starci dietro, appunto. The time has come to free ourselves at last. To remind everyone of what we once È più che were. altro una mia problematica, come per altre cose. Qua, a differenza di Tunica, ad esempio, finally pay the price ho it deserves. la voglia, mi piace il background, anche se There will be derivativo, no one left to protect it. però non, diciamo It's time to wake che non rischi invece a giocarci, cioè è il contrario. Perché sono quelle cose che in certi giochi mi piace tantissimo l'ambientazione, come anche nei Souls ad esempio, però poi fatico a giocarli. Altri invece, proprio perché le ambientazioni sono così derivative, tipo Tunic, fatico a giocarli nonostante siano belli. È stranissimo. Ok. E questo è uno dei motivi per cui non ero un granché. Perché poi bisogna appunto muoversi e in soggettiva bisogna sempre stare in movimento. That's not necessary. Sure it is, Jackie. I've always wanted to work more Ok, closely with you. e in soggettiva, come I've always vedete, wanted to io work more closely sono with you. Don't take it away from me. davvero negato. Se fosse in terza persona, lo adorerei.
e questo video durerà poco perché, come vedete, finirà tutto così. Altro non c'è selezione della difficoltà. Mi sta incominciando già a far venire la nausea e il mal di testa. E il problema che avevo anche nel primo è che io muoio più che altro per ok. Muoio più che altro per le cadute. Ci sono per fortuna checkpoint quasi ad ogni salto. Non l'hanno fatto così hardcore come appunto altri giochi. Ma io fatico tantissimo a giocarlo. Ok, è che poi appunto perdo la mia posizione nello spazio, soprattutto con i salti, come perdo la visuale con quello che c'è sotto di me. Fatico tantissimo. Se invece fosse stato in terza persona, sarebbe potuto essere il nuovo Shinobi. Era, tra l'altro, Shinobi per PlayStation 2 era un giocone incredibile. Purtroppo è stato dimenticato sia Shinobi che Kunoichi. Dimenticati troppo velocemente. Ecco, non ho fatto in tempo. Ci sono checkpoint non così vicini in realtà, però nel senso ce n'è un bel po' nel livello. E poi basta un colpo per morire. E niente, dai. Poi ci saranno le varie skin per le armi. Tra l'altro ci sono un paio di diciamo come dire, sì, di skin alla fin fine, perché sono colori alternativi in realtà, non sono neanche così diverse le armature del personaggio, cambiano principalmente i colori. E qua non ho nient'altro per adesso. Ci saranno i potenziamenti appunto per i guanti. C'è la motocicletta. Questa dovrebbe essere una novità, perché nel primo non me la ricordo. E però, ripeto, vedete, se fosse un gioco con una barra della vita, con un sistema diverso, io lo approccio proprio nel modo sbagliato, perché sono abituato a un altro stile di gioco che mi permetta appunto di gestire le situazioni. E no, non ci riesco a giocare. Questo è un limite mio, del mio gameplay, della mia formazione da videogiocatore, che in soggettiva fatico a tenere, soprattutto con questa velocità nei salti, nelle corse, diciamo la posizione del mio personaggio nello spazio. Non mi rendo conto quando fai certi salti dov'è il nemico, lo supero in salto e mi sparano alla schiena. Cioè, sono cose che mi danno noia.
con un gioco in terza persona alla Devil May Cry o come era Vanquish mi piaceva un casino, perché facevi appunto acrobazie, schivate, accelerazioni, ma vedevo il personaggio e quindi capivo dove stava andando e cosa succedeva. Qua invece no, fatico davvero tanto a starci dietro. Poi, ripeto, mi piace tantissimo l'ambientazione, la storia non è che sia poi sta grande trama, però comunque può essere intrigante. Il design del personaggio, dello stile di, diciamo, cyberpunk che hanno utilizzato è molto piacevole, anche abbastanza appunto classico in realtà, però c'è proprio la problematica che il gioco non riesca a giocarlo, e non è solo un fattore di difficoltà che può essere superato, diciamo, con un trial and error o un po' di pratica come nei Souls, ma è una cosa che proprio la soggettiva mi dà noia, quindi giocarci tanto tempo, soprattutto con queste velocità, a differenza di quello che può essere le sparatorie in un Call of Duty oppure in un Wolfenstein, per dire, o anche Far Cry, che sono giochi infatti che gioco tranquillamente, hanno la loro calma, però anche lì a volte non riesco a vedere i nemici o a spararli decentemente, perché poi in soggettiva veramente faccio la sagoma ai nemici e mi spara tutto in terza persona, li preferisco anche se ormai vanno a sparire. Poi ci sono avventure come Bioshock oppure Borderlands che mi sforzo di giocare perché sono davvero belle, piacevoli, però fatico tanto. Anche appunto Fallout e gli Elder Scroll io fatico a giocarli, però diciamo che mi sforzo molto di più perché mi piace tantissimo il gameplay e la storia, l'ambientazione, la lore, tutto quanto. Questo Ghost Runner non ha gli stessi numeri, non ha la stessa qualità, la stessa profondità, e quindi devo dire che ok, sì, è piacevole provarlo, però già non riesco neanche a finire il primo livello, sono morto un botto di volte e dopo un po' mi innervosisco, quindi perdo ancora di più la concentrazione. La soggettiva fatta in questo modo così veloce, scattante, mi dà la nausea a me, perché mi dà il motion sickness indipendentemente dal frame rate o da cavolate del genere, perché molti parlano di quei problemi solo quando c'è appunto un calo tecnico dei frame, che allora sì, comunque dà fastidio, però in realtà a me dà fastidio sempre, è una cosa molto ma molto diversa. Quindi con altri giochi riesco a sopportarlo di più, con titoli del genere come anche in Mirror's Edge fatico molto di più. Mirror's Edge però paradossalmente all'epoca mi aveva intrigato tantissimo, perché aveva una trama interessante ed era sì veloce, ti obbligava a fare determinati salti, alcuni anche appunto con trial and error abbastanza pesanti, ma non era così punitivo come questo, perché affrontare stanzoni di nemici che ti sparano, ti caricano con magari poi anche più avanti trappole ambientali, esplosioni e un colpo e muori, e diciamo che erano due cose diverse. Può essere questo una sorta di evoluzione. Ghost Runner è essenzialmente diciamo sullo stesso genere di Mirror's Edge, perché appunto non si può definire un FPS come non si può definirlo un platform o un action, ma Mirror's Edge paradossalmente lo preferisco, anche perché in alcuni momenti ha una tipologia di gioco un pochettino più calma. Qua invece devi sempre essere in movimento, correre, uccidere, sparare, saltare, schivare,
E con quella soggettiva, ripeto, a me dà fastidio, è una cosa soggettiva proprio della persona, e come risultato finale le mie prime impressioni sono che questo può essere un titolo molto valido per tanta gente, ma non fa per me. Purtroppo l'ho scaricato, ci ho provato, tra l'altro è anche abbastanza leggero, occupa una quindicina di giga, quindi ci sta, almeno non ti tappa l'hard disk, diciamo, però intanto so già che non ci giocherei mai più, perché davvero è una di quelle cose che fatico davvero tanto a starci dietro e dopo un po' mi stufa, anzi mi fa innervosire, quindi preferisco dedicare il mio tempo ad altri giochi, tipo appunto a Tunic, che per quanto derivativo invece in certi elementi, più che altro quelli visivi, a livello pad alla mano riesce a darmi delle soddisfazioni. Ghost Runner 2, per quanto sia un gioco comunque ben fatto, non riesco a giocarlo, è un mio limite. Sono contento, tra virgolette, che non ci siano così tanti giochi del genere. Questo lo rende appunto abbastanza unico e intrigante, quindi in quella categoria in cui io sguazzo, però non fa per me, peccato. Voglio comunque provarci, volevo farci il video, e in realtà ve lo voglio consigliare, perché se avete il Plus, e visto che questo maggio 2024 non è particolarmente ricco di novità succulente, anzi ha un bel mese per recuperare i titoli usciti sinora, magari anche in saldo con le offerte, e recuperare titoli lasciati indietro, questo Ghost Runner 2 gratuito grazie al Plus per tutti gli utenti è qualcosa comunque da provare. Poi sta nelle vostre capacità, nella vostra voglia di sbatterci la testa, se diventerà un gioco con cui, diciamo, andare avanti oppure no. Per me purtroppo è un no. Quindi io, come al solito, vi ringrazio per avermi seguito sin qui in questo mio sproloquio e avermi visto giocare così male. Quindi, se non l'avete già fatto, vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un commento per dire la vostra, e direi che questo era tutto. La mia esperienza con Ghost Runner 2 finisce qui, perché lo andrò a disinstallare e continuerò a dedicarmi ad altri giochi in cui sono più portato. Perciò io vi saluto e vi aspetto al prossimo video.